bella a tutti ragazzi, io sono Kant, ben ritrovati sul mio canale YouTube Dress to Punks. Gradito ospite oggi, infatti c'è con me Nisba. Ciao ragazzi, punk rocker, skin, straight edge, metallari pure? Sì, mi piacciono molto i video dei Mayhem che faccio. Ah, i Mayhem vanno da bene, però metallari, rimaniamo sul black, no, i metal. I Tool ci fanno cagare, esatto. Cazzo. Comunque oggi, visto che ci fanno cagare i Tool, parleremo di Collapser, The Banner Pilot, uscito per Fat Records nel 2009. Andrea Imbalzano, gradirai. Sì? Sì. Dai, sicuro. Allora, mi vuoi raccontare perché hai comprato questo disco? Allora, questo... Perché me l'hai portato poi? Allora, ti dico la verità, io non... Aspetta, lo devo tenere qua così la gente vede. Ti dico la verità, non ero partito con l'idea di portarti questo. Sei uscito dall'inquadratura. È stato un caso, è stato veramente un caso. Io ho, cioè, presente, ecco, questi qua cartoni di CD. Stamattina, mentre stavo venendo su, ho dato giusto un'occhiata per vedere se magari trovavo qualche chicchetta da portarti. Ho visto questo e ho pensato, minchia, ma lui non ha mai parlato di Banner Pilot, che è una band della Madonna, che comunque negli anni tra il 2005, 2006, 2007 ha sfornato dei dischi che comunque hanno, secondo me, creato un mezzo genere o comunque un sottogenere. Sì, sottogenere sono molto d'accordo. Chiamalo come cazzo ti pare, chiamalo orgcore. No, perché loro... Io lo odio come loro erano, parola, un po', erano però... un po' diversi perché avevano la voce meno rocca, avevano... Che cazzo dici, Andrea? Il cantante c'ha una voce che è rochissima. Il basso alto... Quanto è alto, sì, il basso, no, disco? Bassi, cerca di stare un po' più in avanti, Nisba, allora, dai! Nate è il bassista ed è, diciamo, il fondatore della band. Ha anche scritto un libro che... Come si chiama? Non me lo ricordo, però si trova. Si trova, perché parla comunque di come è nata la band. E lui si vede, cioè, che predilige avere dei bassi mediosi, un basso medioso, gira molto. È un po' tipo il bassista dei Face to Face. Gira tanto, dopo dipende se piace o non piace. A me live non piace, però sul disco lo gradisco. Funziona di brutto, ragazzi. E anche perché ascolti sto disco e dove prendi Central Standard, Skeleton Key, Pensacola. Cioè, posso leggere tutto il retro e sono tutti pezzi assolutamente memorabili. È un flusso di coscienza, te lo senti dalla prima all'ultima senza skipparne neanche una. E più volte avevo detto nella mia vita che... Se dovessi essere una band, avrei scelto i Dillinger Four. No, Dillinger Four. Ma alla fine sono i Banner Pilot. Non ho mai capito perché feci questa suonata, probabilmente avevo fumato. E tu perché avevi deciso di comprare? Me l'hai raccontato prima. Allora, era il 2006, credo. Ma questo è uscito nel 2009. Non ricordo, però era... Sì, non mi ricordo che anno era, se 2009 o 2010. 10, probabilmente, sì, sarebbe uscito. 2009? Ci abbiamo guardato prima, ci guardo prima di fare la puntata di che anno è il cazzo. Vabbè, di mettiamo disco, che era di 2000, cui andremo a parlare. Era il 2010. Ten years ago. A scatola chiusa l'ho presi perché lessi una recensione di Max Rozzo. Max, ti tagliamo qua sotto. Trabozin. Era una recensione abbastanza spessa, era lunga, era corposa, la lessi tutta ad un fiato e mi piacque veramente un bel po', e quindi lo comprai a scatola chiusa, così secco, anche perché comunque c'erano un po' di influenze, parlava di Lawrence Arch, di Linger Four, Joe Breakers, tutta roba che a me piace. E aveva ragione il buon vecchio Max Rozzo. E mi ricordo, arrivò dopo un mese il disco, il CD. Dove lo comprasti? Su Amazon, credo. Okay. Non mi ricordo su Amazon, su eBay, non mi ricordo. Comunque l'ho preso a scatola chiusa, senza neanche sentirlo. Arrivò e dovevo uscire per andare al mare quella mattina, e lo misi su, arrivai in spiaggia e non scesi. Lo sentii un'altra volta dentro la macchina guardando il mare. E c'erano gli amici miei in spiaggia che mi chiamavano. Ed era estate, io non rispondevo. E non era caldo in macchina? Era caldissimo, ma comunque stavo provando delle emozioni indescrivibili. Fico. Ragazzi, questo è un disco che vuol dire veramente tanto. Tra l'altro, è un capolavoro. Ho avuto il piacere di organizzargli un concerto in Italia, al quale arrivò Nisba a quel concerto senza soldi. E praticamente noi ci conoscevamo meno di adesso, un po' di vista, però noi ci eravamo conosciuti perché eri venuto in Ancona con Yonoda a suonare, sì. E lì era un tipo sei mesi dopo ero arrivato lì, sì. E mi fai 2014? 2013. Adesso non mi ricordo, quello non me lo sono segnato. Comunque arrivasti lì e non è che sicuro che era il Sidro. Sì, era il Sidro e non è che costava, mi pare, 7 euro, ed era sold out quella data. Lui non aveva i soldi, che allora vergogna. Vabbè, allora io non avevo i soldi, non è che non avevo i soldi che ero venuto su per scroccare.
ero venuto su con un botto di amici, avevamo fatto un furgone e nel mentre facevamo la strada i soldi sono stati spesi. Ma te e tutti i tuoi amici terrori non potevano prestarti i soldi? Ma non ce l'avevano neanche loro, cioè era chiaro, abbiamo sfondato. Ma allora, alla fine mi hai fatto entrare. Sì, sì, alla fine, cioè, però era di, non era così facile perché bisognava fare una tessera, eccetera. Allora, io sono entrato e gli faccio, lui suona nella band, una roba del genere, l'hanno fatto passare all'entrata e fu fighissimo quel concerto. Bellissimo. Bellissimo. Poi sopra c'era pure... c'era la un distro detto di dischi sopra. Sì, sì, della Godown Records, praticamente facevi la tessera. Ma ancora esiste? No, adesso non più. Fino a quando c'è stato questo? Adesso, due o tre anni fa. E poi sopra ancora c'ero studio di registrazione. Perché è stata l'unica volta che sono venuto al Sidro e c'è stata questa possibilità di andare sopra. Perché dopo c'è anche suonato te al Sidro. Sì, sì, mi è capitato di suonare. Ti ha chiamato un botto di volte. Però lì sopra lì non ci sono più andato. E c'era un botto di dischi figli. Sì, 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 sì. Sera poi al Sidro io purtroppo ebbi questa pessima notizia. E io amo molto nei Banner Pilot il secondo chitarrista, che non è quello che canta, cioè cantano tutti e due. Jeff Matica, quello dei Green Day, perché c'è anche il chitarrista, il chitarrista dei Banner Pilot è il terzo chitarrista dei Green Day, Jeff Matica. No, questo non lo sapevo. No, io sapevo che lui aveva anche un'altra band, che poi c'ho anche il disco, che sono i Manix, che li conosco. Una band molto simile comunque come genere, e però quel giorno lì non c'era al Sidro, c'era, te lo ricordi, quello con gli occhialini? Jeff Matica, è lui il chitarrista dei Green Day. Infatti, io non c'entra un cazzo con i Banner Pilot. In quella data ha rovinato il live praticamente. Non è male, secondo me. No. In quella data c'era tantissima gente fan dei Green Day, perché il terzo chitarrista dei Green Day era lì che suonavano, loro lo sapevano, c'erano dei fan dei Green Day in quella data. Io conosco lo zio Matita. Ha fatto zio? Alcuni di loro lo sanno. Zio Matita sarà uno spacciatore dalle tue parti, sicuro. O qualche altra brutta persona. Tanto lì dalle Marche non può uscire niente di buono. Terrore e mafia. Terrore e mafia. E pittane. Dai. È la situazione, è la verità. Più puttane o trans? Questo dovresti chiederlo a Peppe, forse lui lo sa meglio, però dipende da che zona vai, dipende perché dalla provincia. C'è Beppe che mi dice sempre che lui abita a Marina di Montemarciano. Ho fatto l'uscita del casello esclusivamente per non andare trans. Sessuale trans, sì, è vero. non so amici di Montemarciano se volete confermare. Comunque, stavo dicendo, per chiudere, dopo facciamo puntate su altri dischi. Perché nel 2020 ascoltare Collapse the Banner Pilot? Perché è un disco che comunque non è invecchiato, suona ancora recentissimo, non ho notato, cioè, secondo me hanno creato una scuola, ci sono tante band che provano a emulare... Chi prova a emulare Banner Pilot? Adesso è difficile un attimo così su due piedi da dire, però anche gli stessi Manix, gli Arms Aloft... Ok, gli Arms Aloft hai ragione. In parte anche gli Off With The Raids hanno preso comunque spunto da alcune cose loro. Però più sigarette gli Off With The Raids. Ma guarda che tu insisti, ma la voce del tipo dei sì, Banner Pilot è però è un po' alta. Ma cos'è alta? Sono sì. La voce del Banner Pilot, quello che ho detto è così. Vabbè, ma quello è tipo black metal. Comunque no, fammi pensare chi potrebbero aver influenzato. Dai, dopo li scrivo sui commenti le band che hanno influenzato. Va bene, grazie Nisba e quanto noi ci vediamo presto e con Nisba gireremo un episodio tra 5 minuti. Ciao, ciao belli. Ciao.